usare questi strumenti elettronici, ma voglio parlare di una cosa seria. I bambini oggi, noi eravamo rimbambiti. Tu quanti anni hai? Tu. Uno dei due. Ma siete già me? Ah, perciò. Ho pensato che avevo avuto troppo. Come ti chiami? Ah! Michele, ce l'hai un cellulare? Te non c'è nulla. Quanti anni hai? 11 anni. Te non c'è nulla. Lo sai che a 11 anni non è mancato la bicicletta? Lo sai? Tengo il cellulare a 11 anni. Io tengo un nipote di 5 anni che naviga in internet. Maria, che stai facendo? Ma non lo so. Ma immaginatevi se io a 50 anni, baroni, diceva mia mamma, alla loro età, mamma, vado a navigare in internet. Io dicevo, porto tu un salvagente che non sai natale. Perché noi eravamo rimbambiti. Noi avevamo quello che io ho definito il rimbambimento dal genitore. Sapete chi ci ha rimbambito a noi? La mamma. La mamma della mia generazione ci ha combinato una chiavaca. Ve la ricordate la mamma degli anni fine 70-80? Mamma, vada a giocare al pallone, non sudare. E come cazzo faccio io con quello che senza sudare? Ma faccio mettere in panchina, non ti fa male. Mamma, la panchina vuol dire la riserva, c'è finita la benzina. O quando ci davano 5.000 lire, mia mamma ogni Natale mi dava 5.000 lire. E ogni anno la frase era sempre la stessa. Bello di mamma, queste sono 5.000 lire. Mi raccomando, non le spendere. E che cazzo mi dai a fare? Questo quando mi faceva uscire. Ma se mia mamma si metteva in capo che io non dovevo uscire, non c'erano santi. E se io scattavo fuori, facevo il corridoio, il salotto, il tinello, andavo davanti al portone, mi bloccava con il suo sport preferito. Signore, mia mamma non ha fatto mai le Olimpiadi, ma se avessero messo una nuova disciplina alle Olimpiadi, mia mamma era campionessa nazionale di lancio dello zoccolo. Ma coglieva sempre a caro. Mamma riesce, tu non riesci, fuocca! Avevo messo così dimestichezza con l'attrezzo, con un zucchero, non lo vado avanti più. Mamma riesce, tu non riesci, pigliava la vita, fuocca! Tu coglieva sempre a caro. Ma se io ho fatto un corridoio, io sono un zucchero, girato. E avevo un zucchero, ma sono passato e sono fuori a chiusarlo. Lo zoccolo intelligente, guardate mia mamma, ma guardate come mi ha rimbambito a me mia mamma, io non me lo posso dimenticare mai. Io tenevo 2 anni, tenevo 2 anni, mi ricordo come se fossi ieri. Mia mamma, per farmi addormentare, mi prendeva il braccio e mi cantava, tenevo 2 anni, mi cantava Ninna nanna ninna o, questo bimba chi lo do. Anzi, mo sono arrivato, già sei staccato. Se lo do alla Befana, se lo tiene una settimana, se lo do all'uomo nero, se lo tiene un anno intero per farmi addormentare. E chi cazzo non me la notte? Stavo con 2 uomini d'anno. Chi mi viene a pigliarmi stanotte? Non voglio parlare delle filastrocche che ci hanno insegnato. Non parlo del giro giro mondo perché si commenta da sé. Casca il mondo, casca la terra, tutto giù per terra. E che cazzo è? Un gruppo, un disastro. Ma ce n'è una? O no? Ma ce n'è una che i bambini ancora la sanno senza altro. E quindi cada la mia età se la ricordano con forza. Ce n'era una che diceva sotto il ponte di Barracca. Com'è, com'è? Qualcuno che la... C'è il Mimì che fa la cacca. Che a me non faceva una pena su un creatore che andava nella casa e gli caga sotto un uomo. E come continua? La fattura dura dura. Non solo a dire che a caso il tuo mondo si è andato pure sforzato. Il dottore la misura! Io sono laureato, non viene che misura la merda di creatura. La misura 33. Che si è mangiato su creatura? Un motorino con tutta la pazzina. Ma la cosa drammatica a casa mia era il rito della cacchina. Non so se si usa ancora. Mi mettevano in mezzo alla stanza, mettevano il vasino, io sul vasino, tutta la famiglia turna. Un zirino, un orno, e farla la cacchina santa, e farla la cacchina santa, mi pensavo che si faccia la diarrea, a dire le pratiche per la beatificazione. Quando l'avevo fatto mi facevano l'applauso, bravo, ha fatto la cacchina santa. E l'anno successivo, che ero più grande, dicevo,
cominciava a toccare le cose a casa. Mamma mi diceva non toccare, è cacca. Mamma, ma non mi scusa, è santa. Ora la forza manca toccare. E toccava che è cacca, toccava lei cacca, toccava lei cacca, e due anni, pensavo, tornare a casa in merda, non è possibile. E la cosa terribile, quando tornavo a casa, questo vi ricordate, mamma diceva, non sei stato a scuola. E chi t'ha detto? La farfallina. Sei stato a giocare a flipper. E chi t'ha detto? La farfallina. Io pensavo questa cazzo di farfallina, pensi che i cazzi sono. Che quando avevo 12 anni, ho avuto la prima fidanzatina, eravamo al buio del parco, su una panchina, era quasi buio veramente, lei si è voltata e mi ha detto, la vuoi vedere una cosa? Cittadinaggio da qui. La vuoi vedere una cosa? Che cosa? La vuoi vedere la farfallina? Chi che è furto? Tu arriva la farfallina, mi uccide! Salite a parte! Ah mamma, salita a me! Un disastro! Io che dico quelli più grandi di me, ma come già fare con una donna? No, tu devi essere sempre vietato, tu la devi portare a casa tua quando non c'è nessuno. Io così ho fatto. Conosciuto una ragazza che chiamava Bernarda. Guardate che Bernarda non ho, non è che... Era pure una bella ragazza. Ho detto, vieni a casa mia, Bernarda, non c'è nessuno. Lei ha detto, non posso. Ho le mie cose. Pure le mie cose mi. Le lasci qua, te le guardo io. Non si è rubato mai niente di su. Cos'hai capito, cretino? Il ciclo! Che tiene? Ecco il ciclo. Ah, beh, se tiene un ciclo, vuol dire che tu abbia i cugini che tengo con un motorino. Eravamo i bambini. Però una volta una donna mi ha portato a casa sua. Signore mio, vi giuro. Mi ha portato a casa sua. Si è presentata completamente nuda. Mi ha detto, Franco, prendi quello che vuoi. Immagino che gli adulti, frigo libero e acqua, si vede. E che lo fessi. Il bambino sì, ma mica fessi. Oddio, io avevo un fratello, ho un fratello molto più grande di me, no? Però all'epoca, oddio, una ragazza, vedevo che lui ogni sera portava una ragazza diversa. In macchina, ho visto come fa a estremare la macchina, all'epoca c'era questa macchina. Ogni sera portate ragazzi diversi, io teoricamente sapevo, ma praticamente no. Mi sono nascosto nel portabagagli della macchina, dopo richieste come faceva. Effettivamente lui ha portato questa ragazza in macchina, l'ha portata in un vialetto scuro, io in due portabagagli sotto un letto, si è fermato sotto una quercia, ha spento la macchina e ci ha detto una frase che me la sono stampata qua. Ci ha detto, l'ha guardata negli occhi e ha detto, e mo ci stai? E lei ha detto no, e scende e fatti il rapero. 7 chilometri a piedi. Alza il gettatore, se un uomo deve fare così, il macio fa così, lo faccio pure io. Indaneva la macchina, 16 anni, la bicicletta. Ho fatto salire una ragazza sulla cannola, la bicicletta. Ci fatto stare, ci ho messo un mese per convincere, perché non è come a mo' che nasce il flirt, la cosa, la luce del sole, bello, no? Incontro, la cosa. All'epoca mi con questa una penna, quelli che hanno 50 anni come mesi ricordo, ci voleva una guerra, era una battaglia. Quindi ragazzi negli anni 80 non è che hanno rotto. C'è qualche ragazza negli anni 80, quella. Non eravate brutte, lo combinavano malamente, con i calzettoni fino a casa. I pile che ascevano a fuori i calzettoni con le mutande misto flanelle e alluminio anodizzate. Ma l'ho convinta a venire in bicicletta con me, l'ho portata nello stesso posto, sono andati a scudo, dove era stato mio fratello,
ho spento, sì, ho spento la bicicletta. Ho appoggiato la bicicletta, ho fatto le prove. E mo ci stai, no? Ah, vai, fatti alla pelle. E mo ci stai, no? Fatti alla pelle. Mi sono voltato, l'ho guardata negli occhi, ho detto, e mo ci stai? E lei ha detto, sì. Anzi, come no? No, dici ci stai? Ehi, ci sto! E scende, e no, come cazzo? Dico proprio ci stai! Ehi, ci sto! E pigli dalla bicicletta, dico non va a capire. Eravamo fissi, eravamo bambini. E la lupa di tutto questo. Ah, mamma! La mia moglie è appena avanti, non ci scherziamo, eh. Io ho una mamma che ha 93 anni, ho festeggiato da poco, pure se non voglio bene a mia mamma. Quindi mamma ce n'è una sola. E meno male che servono a due, erano grazie uguali, no? E poi i ricordi più belli sono legati alla mamma, no? Alla famiglia. Io mi ricordo che i momenti più belli a casa mia erano per esempio la domenica. Noi la domenica ci lavavamo. Lì eravamo 14 figli a casa mia. Mi ricordo che la domenica ci lavavamo tutto quanto, no? Noi ci lavavamo solo la domenica. Infatti quando io andavo a scuola la maestra mi diceva io mi lavo, tu ti lavi, gli si lava. Che cos'è? Domenica, dicevi. E mi ricordo che mamma metteva questa tinozza nella stanza, che lui era la stanza pura la tinozza. Prima si lavava mamma, poi papà, o noi 14 figli, sempre che la stessa acqua, non lo meglio. E per ultimo facevamo lavare il nonno. Vedevi i reumatismi. Si approfittava, si lavava e si faceva i panni. Può farire, ma dammi le cose serie, ci sta applauso al nonno. Che non c'è più. Sono ricordi meravigliosi, ci sono andata tutto per lì, questo è il cabaret. Sono cose che succedono, raccontate al pubblico in un certo modo e fanno ridere. Cose di tutti i giorni, la televisione può far ridere, no? La televisione che faccio io deve far ridere, la televisione di Barzelletta far ridere, ma qua far ridere pure ciò che non dovrebbe far ridere, no? Il grande fratello. O va andata troppo, o dura un'anno il grande fratello. Però come c'è proprio una volta, un'altra volta. Il grande fratello ci ha drogato. A casa mia, mio zio, 78 anni, si è messo in camera con lui, hanno fatto il grande fratello. Ha messo una telecamera sullo sciacquone del cesso e facciamo anche le nomination. Tanto là lo struzzo urne esce sempre. I cartoni animati! I cartoni animati non fanno ridere, ma in un modo cattivo. Perché i cartoni animati in Italia, non sai se guardare, perché non sono educativi. Tu lo guardi in braccio di ferro, bimba. No, fai bene, tu lo guardi un braccio di ferro, bravo, io mi sono cresciuto con un braccio di ferro, ma un braccio di ferro non è educativo, non è morale per i bambini. Perché scusate, braccio di ferro e Olivia si sono mai sposati? No, ma tengono un figlio. Questo non è bello per i bambini. E come si chiamano i figli di braccio di ferro? Già tu non guarda per forza. Pisellino. Ma se vuoi chiamare un cristiano Pisellino, visto quando è grosso, come state chiamando? Pisello, siccome ho figli a braccio di ferro, pisello di ferro, e mi pare una bella cosa. Ai, ai che drogato, ai di sta droga. Le caprette le fanno già, le sorridi i mondi, o è imbriato, cosa fa, perché sennò non è possibile. I buffi sono educativi, non vogliono i buffi. Puffo agricoltore, puffo ingegnere, puffo presentatore, puffo attore, puffo medico, puffo infermiere, puffo cameriere, puffo ristoratore, non voglio né puffo, una femmina sola. Puffetta. Ma che mestiere può fare la mia, puffetta? E può fare una cosa bella.